Salve a tutti, sono Gian Maria e oggi vi parlerò della Repubblica Marinara di Pisa. La Repubblica Pisana nacque nell'undicesimo secolo. In questo periodo Pisa intensificò i propri commerci nel Mar Mediterraneo, nell'attuale Tunisia. In questa prima espansione, alla fine dell'undicesimo secolo, Pisa si trovò alleata con gli Altavilla del Regno di Sicilia. Nel 1016 Pisa e Genova sconfissero i Saraceni e acquisirono il controllo del Mar Tirreno. Le due repubbliche si espansero in Corsica e in Sardegna e Pisa raggiunse l'apice dello splendore tra il XII e il XIII secolo. Gran parte del Mediterraneo occidentale e anche centrale sono controllati dalle sue navi. Allora, in questa cartina vediamo l'espansione di Pisa, da cui in verde ci sono i territori conquistati, e i quadratini verdi sono i grandi empori e colonie commerciali. La sua espansione commerciale raggiunge l'Egitto, Stati Crociati e a nord-ovest con Porto Pisano, che si trova nell'attuale Russia. Nel XIII secolo, Pisa e Genova, ormai rivali commerciali, si scontrano nel 1284 nella battaglia navale della Meloria. Pisa perse la Corsica e parte della Sardegna. Nel 1323 gli aragonesi iniziano la conquista della Sardegna e l'inizio del declino della città di Pisa. Il 13 febbraio del 1399 il signore di Pisa, Gherardo Leonardo d'Appiano, vende per 200.000 fiorini d'oro la città a Gian Galeazzo Visconti. Il controllo della città durò fino al 1406. I mercenari Angelo Tartaglia e Muzio Attendolo Sforza la occuparono e poi disposero l'annessione alla Repubblica Fiorentina. Inizia il declino inarrestabile della città. Alcune delle più importanti famiglie pisane emigrarono all'estero o in altri stati italiani, in particolare Sicilia. Infine, in questo breve video ci spiegherà cosa è successo alle repubbliche marinare. Durante il primo Medioevo, Amalfi, Pisa, Genova e Venezia riescono a liberarsi gradualmente dal dominio bizantino e si organizzano in piccole città-stato governate da uomini eletti dai cittadini. A partire dal X secolo la potenza e la ricchezza delle repubbliche marinare cresce in modo clamoroso. Fondano colonie in Siria, Egitto, Africa, combattono contro i Mori e i pirati e anche grazie alle crociate diventano le vere dominatrici delle rotte commerciali del Mediterraneo. Ma i conflitti di interesse le scatenano spesso l'una contro l'altra. Amalfi viene saccheggiata da Pisa nel 1137, Pisa viene sconfitta da Genova alla fine del 200 e Genova, dopo varie guerre e alterne vicende, viene annientata da Venezia che nel 300 si trova ad essere una superpotenza del Mediterraneo e uno degli stati più ricchi d'Europa. I mercanti delle repubbliche marinare sono stati fra i primi capitalisti della storia. Reintrodussero l'uso delle monete d'oro, inventarono nuovi sistemi per la contabilità, stilarono codici di comportamento marittimo, incentivarono il progresso tecnologico, svilupparono enormemente gli scambi culturali e linguistici tra i popoli mediterranei, europei ed asiatici. E con questo abbiamo terminato la mia presentazione. Buona giornata a tutti e arrivederci.